grande paese qua vicino a Novara, e quindi sono dalle mie parti, anche se da tanti anni vivo a Bologna e insegno all'Università di Bologna letteratura italiana. Il tema è affrontare Fosco e Manzoni da un punto di vista un po' particolare, che non va molto di moda oggi, parlare dei vinti, di quelli che hanno perso in sostanza. Già nel calcio, quando si perde, io sono tifoso di Bologna, quindi a me, rispetto a voi, che fate forse Juventus, Milan, Inter, io sono messo malino, anche il Novara che ha fatto una scorsa in Serie A, insomma, cioè io capisco che insomma parlare di vinti non è mai, in questa società contemporanea, è parlare di perdenti, e la cosa suona strana. E suona strana perché in realtà si rischia che anche con le migliori intenzioni si parla solo dei vincitori, di quelli che hanno successo, di quelli che sono importanti, di quelli che hanno successo in ogni campo. Quelli che rimangono indietro, rimangono indietro. Questo può capitare purtroppo anche a scuola, naturalmente. Sono i bravi, quelli che vanno avanti all'università, e poi quelli che arrancano, rimangono indietro e si convincono che valgono poco e rimangono indietro. E questo vale in tutti i campi della vita. Quindi parliamo di una cosa che non è paradossalmente tanto affascinante, pur riguarda la maggior parte delle persone. Quante persone hanno successo nella vita? Una minoranza. Non è che la maggior parte sono eroi vincitori, non è che tutto il mondo greco era fatto di Achille, di personaggi gloriosi e forti, era fatto di persone in carne ed ossa che soccombevano. Si soccombe, nella vita si soccombe. La maggior parte delle persone hanno problemi grossi ad andare avanti nella vita. Quindi non è detto che siano vinti per forza o perdenti, ma certo i grandi vincitori, i grandi protagonisti, gli eroi che noi abbiamo in mente sono una minoranza. A volte sono eroi positivi, molto importanti, ma noi parliamo della maggior parte di noi, cioè di quelli che subiscono. Oggi si parla di crisi economica, ne sentite parlare, forse qualcuno di voi la vive anche sulla sua pelle. Bene, la crisi economica, i grandi banchieri alla fine se la salvano, ma le persone che lavorano, che studiano, che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, in un certo senso possono entrare nella categoria dei vinti, di quelli che sono sconfitti dai grandi interessi, che quindi sono vinti. Noi parliamo di un tema che più attuale di così non si può. Non è vero che tutto il mondo è fatto di vincenti, di persone di successo che trionfano in televisione, alla radio, nel calcio, negli sport o nella vita, ma è fatto di persone normali che fanno una vita normale e che spesso in questa vita hanno momenti tragici, drammatici, difficili, e sono più simili a delle persone comuni che subiscono sconfitte più che avere vittorie. È più facile fare un campionato di Serie B nella vita che un campionato di Serie A. Quindi questo è dei play-off. I play-off ci arrivano in pochi. Quindi questo, tanto per cominciare a guardare il tema. Quindi parliamo di Fosco e Manzoni, ma parliamo come se fossero dei nostri contemporanei, qua, con noi, e dicono cose che forse molte delle cose che vedete voi sulla rete o in altri luoghi non le hanno dette con la stessa profondità e lucidità. Vi parlano di cose che sono più attuali dell'attualità più attuale, anche se sono persone vissute tanto tempo fa, i primi dell'Ottocento, in un certo senso, due secoli fa. Quindi un periodo che sembra a noi lontanissimo, eppure vicinissimi. Per quale motivo erano vicinissimi? Perché intanto sono stati, Foscolo, incominciamo con Foscolo sicuramente, ma anche Manzoni, sono stati dei giovani come voi, con delle grandi passioni da giovani. Anche Manzoni, sì, anche il cattolico Manzoni è stato un uomo pieno di passioni giovanili, ha fatto una vita libertina e piena di stravaganze quando era giovane a Parigi. Sono stati dei giovani, cominciate a vederli come dei giovani. Foscolo, Leopardi, Manzoni non sono dei monumenti a cui sono dedicate scuole e piazze, sono stati dei giovani come voi amavano, come voi si arrabbiavano, come voi erano stanchi di certi metodi di studio e non avevano voluti di diversi. Sono state persone giovani e come tutti i giovani erano ribelli, non amavano le convenzioni del tempo, ciascuno a modo suo. Leopardi, Foscolo, Manzoni, ognuno pensava a modo suo di reinventare la realtà. Non gli piaceva nessuno di questi la realtà. Hanno avuto un'altra scrittura, hanno avuto, scusate, un'altra fortuna, che sapevano leggere e scrivere bene. E quindi hanno cercato di intervenire sulle cose che c'erano intorno attraverso le armi importanti della società di quel tempo. Oggi diremmo internet, allora la scrittura. Guardate che se pensiamo a cosa non riuscivano a scrivere da ragazzi 15-16 anni, e andavano intorno ai 20 e partecipavano a battaglie politiche, ideologiche, scrivevano libri e giravano per l'Europa con i mezzi di allora, noi siamo dei dilettanti, sapete, perché noi siamo attaccati a un computer e ci colleghiamo col mondo, loro non è che avevano queste fortune. Studiavano, leggevano, si innamoravano, facevano duelli, nel caso di Foscolo c'è una vita che da sola occuperebbe una serie televisiva di 100 puntate, se volessimo riassumerla, ma anche Manzoni, per la storia della sua famiglia, non è mica da meno. Hanno avuto una vita straordinaria.
quelle biografie vanno tolte dalla polvere con cui le abbiamo messe, dipende dalla passionalità che li coinvolgeva, tutte e tre, compreso lo Carlo, con le loro passioni, le loro debolezze, e quindi con un'attenzione straordinaria. Ripeto, sapevano scrivere e leggere, quindi si avvicinavano ai grandi temi della letteratura e della scrittura e cercavano di cambiare il mondo, di descriverlo attraverso questo strumento fondamentale, che è sempre di straordinaria attualità, perché ha una capacità di andare a fondo che altri strumenti non hanno. In realtà, se ci pensate bene, voi scrivete molto di più, paradossalmente, di quanto potessero, e con più facilità di quanto potessero scrivere con Schermandone. Avete a disposizione internet, sms, non fate altro che scrivere. Anzi, scusate, per risparmiare, non telefonate, mandate sms, tutte queste cose, così con tutte le cause. Scrivete sempre, se ci pensate bene, scrivete sempre. Scrivete in modo che fosse un po' approssimativo, non è detto che i vostri professori siano soddisfatti di come scrivete voi, però scrivete. Allora, uno potrebbe dire, si potrebbe scrivere in quel modo o in un altro? Pensate che una delle più grandi poesie del Novecento di Ungaretti è meno lunga di un sms normale. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Beh, non è una straordinaria, è una delle poesie più belle, per rappresentare la fragilità della vita durante la guerra, cioè gli uomini stanno come le foglie d'autunno, quindi fragili, ed è più breve di un sms che mandate. Non è detto che per scrivere un sms o fare un'email o mandare un Twitter, che adesso è così, queste frasi brevi, sincopate, bisogna per forza scrivere male. Si può scrivere con qualche fantasia, maneggiare bene la scrittura, la lettura, e questo aiuta i libri, aiutano questi autori che hanno rappresentato delle cose riuscendo a dirle in modo che le portavano a essere colte dalla gente che era intorno. Colpivano, non avevano a disposizione suoni, luci, televisioni, tutto quello che abbiamo a disposizione oggi, avevano solo la forza della loro scrittura, e la gente leggendo i loro scritti si appassionava ai temi che loro sollevavano. Naturalmente io ho messo insieme Foscolo, Padre Manzoni, sono personalità diverse, molto diverse, ma ci ho tenuto a indicare questo fatto, che sono stati giovani, prima o poi ve ne accorgerete invecchiando, come comincerete a capire anche i vostri genitori sono stati giovani, cioè vi incomincerete a vedere come giovani, non solo come i vecchi genitori che rompono le scatole. Allo stesso modo questi grandi classici che noi vediamo come se fossero un po' immobilizzati nel tempo sono stati giovani. E che cosa allora, cominciamo da uno di questi, da Foscolo, che è stato più avventuroso, cioè, ripeto, noi tutti quanti, noi, voi, anche quelli che vanno in televisione, siamo dei dilettanti a confronto a Foscolo. Cosa è riuscito a fare Foscolo nella sua vita non si sa come abbia fatto, ma l'ha fatto. È stato poeta, scrittore, ha viaggiato per tutta Europa, ha combattuto la truppa napoleonica, è stato antinapoleonico, ha girato, ha fatto duelli, si è innamorato, aveva contemporaneamente amanti qui e là e doveva gestire rapporti di ogni tipo con lettere, mica con messaggi di mail o altre cose, con lettere continue, scambi, aveva una vita sentimentale, passionale, politica intensissima, partecipava alle azioni politiche del suo tempo, credeva negli ideali della rivoluzione francese e credeva che Napoleone fosse veramente un liberatore. Ci ha creduto, poi ci ha ripensato. Quando ci ha ripensato, oramai in età un po' più avanzata, anziché andare dagli austriaci che dominavano l'Italia e che gli offrivano un posto molto comodo e vantaggioso, con molta coerenza, ha preferito andare con quasi pochi mezzi o nessuno in Inghilterra, a Londra, dove è morto in povertà, aiutato da una figlia che aveva ed era aiutato con mezzi di sussistenza. E certo che per noi oggi dire andare a finire a Londra è il massimo, no? Vado a Londra, no, è una città più bella del mondo, oggi è una delle più vive che esiste in assoluto, forse supera anche le città americane in questo momento, Londra c'è una rifioritura di Londra, no? Però allora non era così, Londra era una grande capitale, ma non era così scontato. Qual era la capitale del tempo? Parigi. Si andava a Parigi, si andava in Francia, ma lui non amava i francesi, l'avevano tradito. E lui va a morire in Inghilterra, che era sì una capitale importante a Londra, ma insomma non era la stessa cosa. E impara l'inglese, e traduce dall'inglese in italiano, e scrive delle cose per gli inglesi sulla letteratura italiana in inglese, e muore coerentemente da povero, perché voleva essere fedele alle sue idee, non voleva vendersi agli austriaci che dominavano l'Italia nei primi 800. Quindi una persona coraggiosa, nella sua vita da giovane, poi anche nella maturità e nella fine, è una persona che interpretava un senso diffuso. Qual era la sua passione? Lui ha avuto tante passioni amorose, che ha raccontato nell'Ortis, che voi ha già letto, ha fatto le ultime lettere di Jacopo Ortis, sa come questo tema dell'amore e della passione politica si congiungessero. Erano gli uomini del romanticismo.
Questa parola credo gli sia familiare a prescindere dai programmi scolastici, perché la usiamo con un'accezione che deriva da quel tempo. Quando diciamo è un amore romantico, ci capiamo. E non credete di essere troppo sulla cattiva strada. Una volta tanto le espressioni banali di oggi aiutano a capire quell'epoca là. Essere romantici voleva dire avere grandi passioni, non credere solo che fosse la ragione a governare la mente, approfondire il proprio interiore, lasciarsi andare, superare le convenzioni, no? Il giovane che si innamora della donna destinata a un matrimonio forse noioso, con una persona anziana, eccetera, no? Il tema che era già stato affrontato da Goethe. Le passioni amorose dei giovani e che volevano rompere le convenzioni sociali e affermare un nuovo modello di vita, di rapporti tra uomo e donna, ma anche passioni politiche che attraversano i giovani di tutta Europa in quel periodo, che sono stanchi dei vecchi regimi, dove guarda caso dominavano non solo vecchie consorterie retrive, baronali, crudeli, in certi casi con sovrani crudeli e capricciosi, ma soprattutto c'erano i vecchi, altro tema di grandissima qualità. Oggi noi parliamo di cambio, no? Nella politica ci vogliono molti nuovi, giovani, no? Voi, parla di voi, no? Voi dovreste diventare la classe dirigente in tempi rapidi. Bene, allora questi ponevano quel problema. Si erano stufati dei vecchi che governavano quei paesi, di questi vecchi che non erano solo vecchi, ma vecchi di idee, che non volevano rinnovare, e quindi senza essere necessariamente rivoluzionari, ideologizzati, volevano cambiare il mondo. E qual era in quel momento, per un po' di tempo, qual è stato il paese di riferimento per tutti questi cambiamenti? Era la Francia, naturalmente. Dove avviene la rivoluzione francese, c'è un grande dibattito, Parigi, la capitale dei suoi movimenti. E quindi si guarda al paese che aveva osato tagliare la testa a un re, che aveva osato mettere in campo dei giovani al potere. Sapete che il generale Napoleone, quando diventa il generale famoso, vincendo gli eserciti più potenti d'Europa, ha 27 anni. E i suoi generali, alcuni dei suoi generali ne hanno dai 22 ai 25, non dico che sono posti quei danni, ma ce ne ha vicino. Vuol dire che c'è stata qualcosa che non era mai successa in questi termini nel passato, una rivoluzione generazionale dei giovani che vogliono affermare delle nuove idee da giovani in un mondo di vecchi. E quindi non è solo una battaglia politica e ideologica, ma è antropologica. Nuove generazioni che vogliono dire noi ci siamo, vogliamo contare, e ci riescono in certi momenti. In questi giorni è l'ultimo film di Spielberg in circolazione, Lincoln, che racconta la vicenda del presidente americano Lincoln durante la guerra di secessione, ma fa riferimento ai padri fondatori degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nascono con un manipolo di giovani che si ribellano alle colonie, ai colonizzatori inglesi, che vogliono fondare uno Stato prima ancora della rivoluzione francese, libero e autonomo, una repubblica libera e autonoma. Allora, questo vi fa capire che periodo di fermento fosse quello. Idee di cambiamenti, idee di nuove idee, di nuovi cambiamenti interiori, di passioni, passioni amorose, sentimentali, dicevo, e politiche, quelle che accennavo adesso, ideologiche o meno ideologiche. In Italia c'era una particolarità: l'Italia era un paese fatto di subalterni e di schiavi. Questa è la pensate agli emigranti che vengono da noi oggi, da paesi lontani, dove sono sottoposti a crudeltà terribili nell'Africa, in altri paesi, ma anche nei paesi dell'est europeo, eccetera. Beh, gli italiani erano ancora più getto di questo in quell'epoca. Noi eravamo il peggio, era l'Africa, più Africa che ci fosse. L'Italia era ridotta, il famoso nord d'Italia, la nostra zona, era in miseria nera, si moriva di fame, tra Novara e Venezia, si moriva di fame. Era peggio dell'India degli anni 50. Questo era il famoso nord sotto il governo illuminato di austriaci. Eravamo schiavizzati, sottoposti a... Ecco il risorgimento, il valore positivo del risorgimento. Incomincia allora tra... Certo, c'erano dei privilegiati anche in Italia, ricchi, aristocratici, possidenti, persone che avevano dei mezzi, ma un'elite assoluta. Non si sa se arrivasse al 10%. Il resto della popolazione in Italia viveva in condizioni vicine alla sopravvivenza. Questo nel nord Europa, nel nord Italia, nel centro e nel sud. Le città che oggi ci sembrano ricche e importanti erano povere, tant'è vero che l'Italia per un secolo e mezzo ha prodotto emigrati in tutto il mondo. Gli emigrati italiani sono andati in Australia, negli Stati Uniti, dovunque, in Francia persino, in Inghilterra, nei posti più, pur di andare a campare, esattamente come fanno oggi i moldavi, i croati, i rumeni che vengono da noi. Noi eravamo quelli, proprio perché non esageriamo nel considerarci al tetto del mondo, noi avevamo le pezze al culo, per dirla tranquillamente, fino a 50 anni fa.
Io ho visto ancora da ragazzo partire i bastimenti con gli emigranti che andavano in America. Io 50 anni fa li ho visti ancora con i miei occhi. Quindi siamo un paese giovane. Era un paese diviso nel 1800, dominato da stranieri che non avevano nessun interesse a far emancipare gli italiani, ma a tenerli sotto il loro interesse economico. Francesi, inglesi, gli austriaci, tutti avevano interesse a che noi... Però a un certo punto i giovani italiani delle vostre generazioni, quando erano dai 15, 16, 17 anni, incominciano, e non solo giovani, naturalmente i più bravi, i più colti, i più illuminati delle persone a una certa età, si ribellano a questo stato di cose. Incominciano a pensare che l'Italia non debba essere per sempre destinata a questa condizione. Forse bisogna cominciare a ragionare in modo diverso. Comincia quella stagione che tutti voi, soprattutto nel 2011, è stata ricordata ampiamente, nel 150esimo, del risorgimento italiano. Cioè incominciano una generazione di giovani a porsi il problema di come far riscattare l'Italia dalla condizione di disastro economico, morale, sociale, politico in cui è ridotta, di povertà. Ricordiamo sempre questo, perché noi ricordiamo del risorgimento sempre questa cosa un po' bella ma anche un po' retorica, l'unità d'Italia, abbiamo unificato gli stati italiani, l'Italia è diventata una. Questo era uno dei temi che i giovani come Foscolo e poi già Alfieri e poi altri a succedere come Berchet, Manzoni eccetera si ponevano, e poi i combattenti, Ciro Menotti e i grandi e poi il Cavour e tutti. Il problema era certo di unificare l'Italia, ma non era solo questo il problema, il problema era che unificare l'Italia e allontanare gli stranieri colonizzatori che la occupavano voleva dire uscire da uno stato di povertà, di miseria, di degrado. Questo era il problema. C'erano due battaglie nel Risorgimento. Unire l'Italia, che sembrerebbe una cosa un po' astratta, se si stava bene economicamente sarebbe stato anche bello stare separati, nessuno lo obbligava. No, unirsi per far sì che il paese tornasse ad essere un paese importante come era stato nel mondo antico, nel mondo rinascimentale, avesse ricchezza, benessere alla pari degli altri paesi europei. Quindi quei giovani che abbiamo citato, intellettuali e scrittori, per questo si battevano. Non in modo astratto per parlare di sacche cose, certo, resuscitando e avendo come modello gli antichi eroi, gli eroi della Grecia, gli eroi del mondo latino, quando l'Italia era stato un grande paese. Allora, naturalmente, Foscolo è proprio esponente di tutto ciò. È un ragazzo giovane che dalla Grecia si sposta verso l'Italia, arriva a Venezia per la sua apprendistato e si entusiasma di queste cose. Si entusiasma dell'idea di cominciare a guardare l'Italia come un paese che deve nascere, ma si rende conto che in quel momento l'Italia è un paese di vitti, di oppressi, di persone che sono soggiogate, come è stato nella storia di tanti popoli, di tante nazioni. Una cosa va ricordata oggi, che a volte ci dimentichiamo di queste questioni, va ricordata proprio per questo motivo. Foscolo, come Manzoni, come i grandi intellettuali del tempo, non pensavano di costruire un'Italia come uno Stato forte che poi facesse guerra agli altri Stati per espandersi. Pensavano che tutte le patrie dovessero dialogare fra di loro, che in realtà si dovesse costruire un paese che tenesse conto di tutti gli altri paesi. In realtà non erano nazionalisti nel senso moderno della parola, erano persone che credevano nel riscatto dell'Italia, ma per costruire poi un paese che stesse in buoni rapporti con gli altri paesi. Poi la storia è andata in altro modo, ma il loro ideale era quello: riscattare l'Italia per creare una comunità di cittadini, di persone che dialogassero tra di loro, una cosa che si realizzerà solo molto molto tempo dopo, perché l'Europa è stata travagliata da terribili guerre fino agli anni 40, con la seconda guerra mondiale. Allora, dentro questo c'è quindi un'attenzione alla situazione in cui si trovava l'Italia nei primi dell'Ottocento. Un'Italia sottoposta al dominio di paesi stranieri, fatta di popolazioni vinte, eroiche magari, ma vinte. Anche gli eroi migliori, anche quelli che si battevano per la libertà, spesso sconfitti dai grandi potenti stranieri. Allora Foscolo affronta questo tema, lo affronta in parte nell'Orbis, lo affronta nelle lettere, lo affronta in altre opere, ma dove emerge in modo straordinario? In un testo che oramai sembra molto difficile da leggersi, ma che sarebbe molto interessante leggere per intero, ovviamente noi non abbiamo più tempo di affrontarlo, che è il famoso Carme dei Sepolcri. Cosa dice Foscolo, che è un Carme pieno di ideali, anche tutti gli insegnanti diranno che è un
è un, da un lato c'è una grande passione per l'antica tradizione classica e poi nuovi fermenti romantici in questo tempo. È un poemetto, potremmo dire, no? Un lungo carme in versi, molto lungo, molto complesso, ma straordinario, una pagina di grande filosofia, di filosofia della storia. Cosa dice? Queste cose molto semplici in realtà, poi sono dette molto bene, letterariamente a livello altissimo, bisogna avere un buon commento per cercare di, ovviamente, di seguire il percorso sintattico complesso di Fosco, ma Fosco dice una cosa fondamentale, che morire è una cosa terribile, perché non crede nell'immortalità, Fosco è un laico, un erede della tradizione settecentesca, e però è terribile, però c'è qualcosa che ci aiuta a sopportare l'idea della morte, cioè il fatto che saremo ricordati da qualcuno che verrà a piangere su che cosa? Da qui il titolo, sulla nostra tomba, sui nostri sepolcri. Rinnoveremo la nostra vita nella memoria di quelli che ci ricorderanno. Quindi parte da un tema individuale che riguarda ciascuno di noi, eroi e non eroi, famosi e non famosi. Tutti hanno il problema della morte. E la terribilità della morte la si supera sapendo che vivremo nel ricordo di quelli che abbiamo amato e che ci hanno amato. Primo punto. E di lì poi Foscolo fa un altro grande salto, parla delle nazioni. Andare a visitare i sepolcri, cioè le tombe dei grandi eroi del passato, può voler dire trovare forza e ispirazione per il proprio presente. L'Italia che è in condizioni di difficoltà, di lacerazione, di degrado, può, ricordando i suoi eroi del passato, che sono soprattutto eroi nel campo letterario, artistico, musicale, no? Trovare la forza per combattere la sua battaglia per il presente. Quindi i sepolcri dove sono sepolti gli antichi, i grandi personaggi della cultura italiana, sono la forza per poter proseguire nella lotta del presente, per essere diversi da quello che si è. Ma si parla di eroi, naturalmente. Foscolo parla dei grandi personaggi della cultura, Machiavelli, Petrarca, Dante, Boccaccio, i grandi personaggi della cultura, della letteratura, Michelangelo, no? Cita i grandi a cui gli italiani si devono ispirare per fare la loro lotta di liberazione, di libertà dai popoli stranieri. E dice, chi è che può dare il senso del ricordo oltre alla tomba, al sepolcro? Com'è che qualcuno riesce a vivere con le sue gesta nell'eterno? Se c'è qualcuno che parla di quelle imprese, se c'è qualcuno che parla di noi, cioè i poeti, quella che nei manuali viene spesso ridotta con una formuletta alla potenza eternatrice della poesia. Cioè io posso essere anche un ignoto, ma se un poeta ha parlato di me ed è un grande poeta, la mia memoria rimarrà eterna nel tempo. Era un tema carissimo ai greci, no? Che ritenevano che proprio nell'essere la vita era effimera, però se noi facevamo grandi imprese e qualcuno le raccontava, la nostra memoria sarebbe durata eterna nel tempo. E allora l'ultima parte del poema, quella più bella, forse anche più commovente, è dedicata a questo. È dedicata a due punti. Cosa sapremmo noi di Troia? La guerra di Troia è l'inizio della letteratura di tutto il mondo occidentale. Prima di Omero noi non ci sappiamo che c'erano tante cose, ma il primo grande testo della letteratura occidentale è l'Iliade di Omero, perché pare che l'Odissea, con tutte le istruzioni filologi, sia di qualche bel tempo posteriore. Quindi il primo grande testo della letteratura occidentale è l'Iliade, la conquista di Troia, le vicende di Achille che sconfigge l'eroe troiano Ettore, e poi grazie all'inganno del cavallo i greci entrano in Troia e la conquistano. Questo grande poema che piaceva moltissimo ovviamente da sempre, era uno dei grandi archetipi della letteratura di tutti i tempi, viene preso come pretesto da Fosco per raccontare un'immagine straordinaria. Qui si immagina che un Omero nella tradizione antica e anche fino all'epoca di Fosco era considerato un poeta cieco, un poeta che non vedeva. E allora dice, c'è questo vecchio che si aggira nei resti di Troia bruciata e distrutta, va quasi con le mani tastando i resti di quella città e sente raccontare le storie di quegli eroi vinti anche di Troia, non solo i vincitori ma dei vinti, e li rende eterni nei suoi versi. Noi non sapremmo nulla di quella pagina straordinaria del mondo antico se un grande poeta non ne avesse fatto oggetto della sua opera letteraria. Chi saprebbe chi sono Achille, Cassandra, Ettore, Andromaca, tutti i personaggi, gli eroi, Patroclo, dell'Iliade, se non ci fosse stato chi li avesse scritto? Anzi, esattamente, il termine nel mondo greco era cantato, perché era accompagnato sempre dalla musica, la poesia.
Noi abbiamo un'idea un po' sfalsata di queste, noi leggiamo dei testi letterari antichi senza poter sapere con quale accompagnamento musicale erano accompagnati, e sarebbe molto interessante se noi potessimo ricostruire la musica di quel tempo, che sarebbe una musica tutt'altro che classica, tra virgolette, e probabilmente una musica simile a ritmi cantilenanti oggi dei popoli asiatici, medio orientali e africani, non una musica alla Beethoven, per intenderci, alla Bach o alla Vivaldi, è un'altra musica, completamente diversa per quel poco che sappiamo del mondo antico. Quindi sarebbe interessante sentire con che passione nel mondo antico si ascoltavano cantando le imprese di Ettore, di Achille, eccetera. Ma attenzione! Attenzione, questa storia di Achille viene raccontata in conclusione da Foscolo dalla parte dei vinti, cioè dalla parte di chi sono vinti. Cioè, qual è l'immagine finale? È dedicata a Troiani e a Ettore. Cioè, non dedica, Foscolo dice, questo cieco che si aggira nei sepolcri di Troia e guarda com'era questa città, non si mette a raccontare la storia di Achille vincitore, della grandezza dei greci che hanno vinto quella battaglia, ma si conclude con l'immagine dell'eroe sconfitto, anche se grande eroe, ma sconfitto, che perde il duello con Achille, e con la sua sconfitta naturalmente i troiani perdono il loro campione, quindi perderanno quella guerra. Appunto con l'immagine di chi è stato vinto, ma nonostante ciò merita uguale pietas, dicevano i latini, con partecipazione di dolore, di sofferenza, in quanto vinti e vincitori sono degni di memoria entrambi, si hanno combattuto, anzi vinti, con qualcosa di più. Vediamo un attimo cosa dice alla fine. I famosi versi memorabili, lui racconta appunto di Omero, in realtà è Omero che sente il racconto di Cassandra e che predice quello, Cassandra predice quello che accadrà, e a un certo punto alla conclusione proprio del sepolcro, dei sepolcri, del suo carme poetico, i versi finali che sono quelli in cui un poeta racchiude il senso di verità che vuol dare alla sua storia, dice: e tu, onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lacrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Quindi non si rivolge ad Achille o agli eroi vincitori, si rivolge al vinto. Il più grande poemetto forse del nostro tra classicismo e romanticismo, uno dei più famosi, quello che per Leggende e Sepolcri si sono entusiasmati i giovani che hanno fatto il nostro risorgimento, è dedicato a uno che ha perso la guerra, non è un vincitore. Quindi all'opposto di quello che ci vorrebbero far capire oggi, che contano solo i vincitori, contano solo quelli che hanno successo, contano solo quelli, come dicono le nostre nonne, che vanno in televisione. No, Foscolo, anche allora c'era la società brillante, i salotti, i napoleoni, i grandi generali, no? Quelli che vincevano le guerre, le battaglie, non gli interessano. Lui che è un rivoluzionario a suo modo, uno che vuole cambiare le cose, pensa all'Italia del suo tempo, soggiogata, oppressa, vinta, battuta, come era la Troia sconfitta dai greci. E dice: tu, onore di pianto, è uno dei versi più belli di tutte le letterature, non della letteratura italiana, di tutte le letterature del mondo. In un semplice verso racchiude tutta la pietà, il dolore, la partecipazione di chi è stato glorioso ma perso. E la sua vita vale anche se è un perdente. E tu, onore del pianto, vai onore di pianto, Ettore, e sarà santo e degno di lacrime il sangue che hai versato per la patria, perché l'hai versato per la patria. Patria non è una parola retorica per i giovani di quelle generazioni. Siamo noi che abbiamo reso la parola patria retorica e a volte un po' non accettabile. Patria vuol dire la terra dei padri, la nostra terra. Voleva dire una cosa molto di sangue, non retorica, ma invece faceva parte delle proprie viscere, la patria era noi popolo, noi che insieme costituiamo una terra alla quale siamo legati, e quindi sarà santo e degno di lacrime il sangue, Ettore, che tu hai versato tentando di salvare la tua patria, cioè Troia. E la tua memoria risplenderà sulle sciagure dell'uomo, quindi termina con le sciagure umane, il poema, quindi non parla sulle gloriose vicende degli uomini, ma sulle sciagure umane, finché il sole splenderà, cioè tu, Ettore, sarai come l'eroe dei vinti, e il tuo nome, grazie alla poesia di Omero, quindi grazie all'arte, alla poesia, risplenderà per sempre, anche se è stato vinto. Cosa vuol dire? Che nell'ottica di Foscolo
Non solo c'è sottinteso il fatto che la poesia rende eterno tutto, anche ciò che è stato sconfitto, ma che vinti e vincitori hanno pari dignità, addirittura forse il vinto merita considerazione maggiore, perché è stato sconfitto, ma si è combattuto onorevolmente e perché ha rappresentato una delle parti. Quindi non l'avversario da rispettare, non da distruggere. No, quindi questo è un valore di insegnamento che parla di noi oggi. È stato scritto nel 1800, ma parla di noi oggi. È stato scritto più di due secoli fa, ma parla dei nostri tempi oggi. Di una società fatta più di vinti che di vincitori. Eppure lui dice hanno dignità di parte, di esistenza questi vinti. È dichiaro che lui ha in mente l'Italia del suo tempo, che era un popolo di vinti, di oppressi. Quindi è un primo uomo risorgimentale, Foscolo. Foscolo non ha potuto vedere il risorgimento, muove prima. Però è già una persona, come già era stato Alfieri, che guardava alla possibile riscatto italiano sapendo com'era difficile per ottenerlo, perché era un popolo di vinti, in un certo senso, di sconfitti, gloriosi anche, con un passato glorioso, come Ettore, degni di memoria, perché il mondo è fatto di sciagure, sulle sciagure umane, la debolezza degli uomini, le tristi vicende. Quindi ecco che questo carne, che a noi pare così retorico, così complesso, a volte così difficile, così lontano, va detto con chiarezza dal linguaggio nostro di oggi, eppure ci parla di una cosa ultra contemporanea, parla a noi stessi direttamente e ci dice che la pari dignità di vincere vincitori non può essere messa in discussione. E si conclude la sua straordinaria immagine, tenete conto che questo poema è stato, insieme alle ultime lettere di Jacopo Orbis, il vademecum per intere generazioni di giovani per tutto l'Ottocento in Italia e in Europa. Si conclude con l'immagine straordinaria di Ettore e dei vinti sul sole che splende sulle sciagure umane, ma però splenderà anche la memoria, ricordo di Ettore, grazie a chi? Ai poeti che l'hanno tramandato. Senza i poeti chi saprebbe chi era Ettore e chi erano questi nomi? Quindi Foscolo, un personaggio dalla vita avventurosa, turbolenta, straordinariamente complicata, difficile, piena di passioni, che però nella sua passione politica ha un occhio di riguardo, di attenzione verso gli sconfitti, pensando che lui stesso ha la sua stessa vita, che è una vita di una persona esule, sconfitta, che è sempre tutto sommato povero, non con grandi mezzi, che va a finire in quel modo in Inghilterra in condizioni di povertà, però assolutamente consapevole che la vita è degna di essere vissuta se si combatte per gli ideali che hanno una grande forza, un grande impatto, anche se alla fine si è sconfitti, si soccombe, ma la propria memoria durerà, seppur qualcuno anche ce ne racconterà la storia. Foscolo quindi pone sul tappeto questioni importantissime. È un giovane quando scrive i Sepolcri, e però guarda già molto avanti e ha desiderio di portare avanti queste sue riflessioni. Naturalmente gli altri due grandi personaggi del nostro romanticismo sono diversi per formazione, hanno punti di contatto con Foscolo, ma sono diversi. Io accenno solo per passaggio a Leopardi, che è un autore che è una specie di arcipelago per conto suo, ma insomma diciamo che questi... Ah, aggiungo un'altra cosa importantissima, sia Foscolo che Leopardi che Manzoni, in condizioni diversissime, hanno una grande corrispondenza e esperienza delle cose del mondo europeo e non solo europeo di quel tempo, sono informatissimi. Foscolo e Manzoni addirittura personalmente viaggiano molto, Leopardi meno, viaggia solo in Italia, ha una vita più contenuta, ma hanno il loro apprendistato nell'Europa. Gli stati italiani, ma anche hanno questa sensibilità e queste antenne verso tutto ciò che accade di qua, ma anche al di là dell'oceano, quello che stava accadendo nei nascenti Stati Uniti d'America, che già Alfieri aveva esaltato come una grande rivoluzione, la più importante delle rivoluzioni. Quindi c'è una grande attenzione a quello che accade nel mondo e viaggiano anche molto. Leopardi è un personaggio particolare, ne accenno solo in passaggio, perché dobbiamo ricordarci che c'è questo senso, è stato lui con la sua vita così sfortunata, così difficile dal punto di vista personale, fisico, eccetera, è stato un giovane, e tutti i suoi canti, se ci pensate bene, sono i canti di un giovane che dicono come breve la giovinezza e come è un inganno la vita, a partire dall'inganno della giovinezza. E riesce a cogliere delle cose di straordinario interesse filosofico e letterario a partire dalla nascita in un piccolissimo paese, perché nasce a Recanati, che è già un paese piccolo oggi, lontano dal mondo oggi, figuriamoci allora. E riesce però a percepire queste cose, a raccontarci i tormenti interiori, a guardare cos'era l'Italia del tempo, anche lui con un occhio attento
alla condizione degli uomini che devono essere solidali fra loro nel loro dolore, cosa che emergerà soprattutto nella Ginestra, una delle sue ultime grandi composizioni. Ma Leopardi, ripeto, meriterebbe un discorso a parte. Arriviamo all'altro autore, così diverso per come ce l'hanno raccontato a volte da come in realtà Manzoni. Manzoni sembra il diavolo dell'acqua santa rispetto a Foscolo, in senso letterale. Foscolo era laico, era una persona che ha avuto un sacco di amori, non credente, pieno di ideali, ha dato a combattere, a battagliare, è stato ferito anche in guerra, quindi insomma, è un personaggio che viveva la sua vita intensamente, anche fuori dagli schemi correnti. Se pensiamo a Manzoni, noi pensiamo, per come ci ha trasmesso, di cattolico, di credente e di rigorosa. Insomma, però tutto questo va un po' messo a puntino, intanto per la giovinezza anche qui di Manzoni, che non è affatto una giovinezza di questo tipo. Manzoni nasce da una famiglia di illuministi, Beccaria, il padre, la madre, poi una famiglia di persone collegate con l'intelligenza maggiore in Italia e in Francia del tempo, e trascorre un periodo non piccolo della sua vita a Parigi da libertino, da giovane che credeva nell'ideale della rivoluzione, non era credente, e crede nell'ideale della rivoluzione francese e nella libertà della morale. Quindi ha un apprendistato giovanile come molti giovani aristocratici del tempo, e di famiglie aristocratiche, ricco Manzoni, a differenza di Foscolo. E quindi ha la possibilità di fare una vita spensierata e rivoluzionaria da giovane a Parigi. Naturalmente questa vita, chiamiamola strana, perché poi Manzoni è un personaggio caratterialmente molto complesso, l'ha raccontato benissimo la scrittrice italiana Natalia Ginzburg in un libro, La famiglia Manzoni, che descrive bene anche, e anche poi anche un altro libro a Pietro Citani, il carattere nevrotico, depresso del carattere di Manzoni. Però da giovane ha questa formazione. Quando si converte, secondo la famosa episodio, insomma, si converte dopo che perché pensa di aver perso la giovane moglie in un tumulto, insomma, quindi ha un momento di conversione, quindi passa dopo lunghe meditazioni alla conversione verso il cattolicesimo, non si dimentica del suo apprendistato da giovane, e che era stato educato alle idee della rivoluzione francese. Che cosa consistevano queste idee in campo laico? E lui le vede una certa parte in consonanza con i precetti del Vangelo cristiano: la libertà, l'eguaglianza e la fratellanza. Cioè, il concetto di fratellanza, figli di Dio e fratelli in Dio, era nel cattolicesimo. L'uguaglianza, uguali davanti a Dio, era nella dottrina cristiana. E la libertà dell'individuo nelle sue scelte fa parte di un grande filone di pensiero cattolico e cristiano. Cioè, trasforma in chiave cristiana quella che era stata una sua educazione illuministica, e valorizza quello che nel Vangelo c'era più di radicale. Manzoni è un cattolico radicale, non è un baciapile, Manzoni, non è un sacrestano, uno della sacrestia, è uno radicale e coerente. Per dirla con una frase, era un giansenista, si rifaceva una filosofia radicale cattolica detta giansenismo, che intendeva riportare l'autenticità del Vangelo nella vita quotidiana. Quindi, pur con tutte le sue contraddizioni personali, nella sua conversione Manzoni rimane una persona coerentemente evangelica, sta alla lettera del Vangelo, il che voleva dire esattamente occuparsi degli ultimi, non dei primi. Perché si fa presto a dire sono cattolico o sono cristiano, sarebbe bene andarsi a leggere almeno il Vangelo, perché le cose del Vangelo valgono per Manzoni, valgono per noi, valgono per l'epoca degli apostoli, ma alcune delle frasi più incredibili che siano state scritte e trasmesse a noi dalla cultura mediterranea occidentale sono il discorso della montagna, appunto, beati gli ultimi che saranno i primi, e un Gesù Cristo, Dio in terra, che si fa crocifiggere insieme a due ladroni, non insieme a due potenti. Uno dei quali dice: sarai a fianco con me accanto al padre dopo la morte, con due mentecatti, con due furfanti, che mostra gesti di comprensione verso una prostituta, la Maddalena, che scaccia dal Tempio quelli che trafficavano in denaro, i banchieri, li scaccia dal Tempio, i finanzieri, gli usurari, e guarda le prostitute, i poveracci, fa i miracoli per i poveri, non per i ricchi.
che quando questo bellissimo episodio del Vangelo, che viene letto così con un aneddotino invece straordinario, va con la Madonna alle nozze di Cana, va con sua mamma alle nozze di Cana, sembra un quadretto familiare, viene a mancare il vino, c'è solo l'acqua, che disastro, che brutta figura. E la Madonna gli dice: ma non puoi fare qualcosa? Pensate che umanità c'è in questo Dio fatto uomo. E dice, e dice, e dice, e fa il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, che a noi sembra un aneddotino, invece è una cosa straordinaria. Per quella piccola, povera famiglia, che figura ci faceva in quelle nozze? Pensate alla cultura mediterranea anche di oggi, quando si spendono tutti i soldi per le nozze della figlia o del figlio. Siamo nel Medio Oriente, in Palestina era, non è che era collocato, non so, in qualche paese del nord o in qualche paradiso sudamericano, era lì, in Palestina, in quel posto lì dove il senso dell'onore di fronte a un matrimonio importante, e lui fa persino questo miracolo così umile. E quando dei poveracci vanno per sentire a lui che predica, cosa fa il Cristo? Beh, moltiplica i pani e i pesci, perché avevano fame i poveretti. Erano tutti i giorni che lo sentivano, e gli apostoli dicono: maestro, come facciamo con questi? E gli fa mangiare tutti i pane e pesci, non champagne e caviale. Ma se lo ricordano i credenti questo? Se lo ricordano gli uomini che si dichiarano cattolici questo Vangelo, questo Cristo, questo Gesù? E questo che Manzoni aveva di fronte a sé. Quando parliamo di Manzoni cattolico, questo è il Manzoni cattolico, non quello da Santino Baciapine, che non c'entra nulla, li odiava. Don Abbondio, avete mai letto poi il sposo, lo odiava, letto. Don Abbondio, no? È l'immagine proprio del cattolicesimo che lui non ama, che non tollera, del prete tremebondo che non ha paura, che ha paura di prendere posizioni. Lui sta, deve stare dalla parte di quei poveretti, e si inventa dei vinti come protagonisti, cosa che destò uno scandalo enorme. Sapete chi erano i grandi avversari appena usciti i Promessi Sposi? No, noi crediamo, chissà chi contestò Manzoni. La Chiesa, che si spaventò, perché protagonisti non erano principi, eroi, santi, erano due poveracci, Renzo e Lucia, che si volevano sposare, che campicchiavano, e naturalmente il signorotto potente del luogo, ogni allusione è consentita, decide che vuole prendere con sé la giovane fanciulla perché gli piace. E come usava allora, farle tranquillamente violenza e poi mollarla, magari incinta. Una cosa consueta, erano i dominatori gli spagnoli in quel periodo. È chiaro che Manzoni, nel descrivere gli spagnoli del 1600, pensa agli austriaci e agli stranieri che sono in Italia al suo tempo, quindi fa un paragone stretto. Quel popolo di vinti erano vinti due volte, le Renzi e Lucia, perché erano dei poveracci che dovevano stare al servizio dei potenti, e perché i potenti dominavano l'Italia. Quindi l'Italia era due volte schiava, a livello naturalmente di popoli che governavano, in quel caso gli spagnoli, l'area settentrionale milanese, e schiavi ancora di più i poveracci, perché non erano niente per difendersi. E Manzoni è tutto nel suo grande romanzo, solo, e poi anche nelle sue odi, nelle sue poesie, dalla parte di quelli che soffrono, di quelli che sono sì i vinti della storia, potremmo dire. Lui scrive un saggio memorabile, che è un grande storico, Manzoni non era solo un grande scrittore, se no come faceva a scrivere romanzi storici se non fosse stato un grande storico, sull'Italia nell'epoca dei Longobardi. E la cosa che lo cuccia, e da cui prende spunto per poi scrivere anche la Delchi, è, dice: ma noi parliamo sempre degli eroi, dei principi, dei sovrani, questo in anticipo sulla storia contemporanea, di gran lunga, ma che fine fanno i popoli di cui nessuno parla? Le persone di cui aveva letto poi Mendis Polpi, certo, di Foscolo, il tema dei vinti, della storia, ma che fine fanno? Tutte queste popolazioni oppresse, prima i Longobardi, poi i Longobardi sono sconfitti, arrivano i Franchi guidati da Carlo Magno, che anche quelli opprimano e sono dei conquistatori, ma che fine fanno queste? Di chi ne parla? Qual è la loro dignità? E allora tenta di occuparsi di questo, di questa moltitudine di popolo che il Vangelo invitava a considerare i veri protagonisti della storia, ma che la storia dimenticava. Ed ecco allora un'attenzione straordinaria in tutte le opere di Manzoni per i vinti, gli sconfitti, i deboli della storia. Io ho detto, questo appare molto evidente nei Promessi Sposi, che lui scrive già con una certa età. Naturalmente Manzoni è una persona affermata, che comincia a affermarsi come scrittore, che è già quasi quarantenne, quindi perché
appunto tante esperienze, tante vicende, quindi è un Manzoni che sia per la sua formazione settecentesca, sia per la sua formazione cattolica, si schiera dalla parte di chi ha vinto e scrive un libro, appunto un grande romanzo, forse il vero grande romanzo romantico italiano, il più grande romanzo storico italiano, incentrando sulla storia di poveri vessati da potenti. E non solo di poveri, ma di un intero popolo, quello italiano, in quel caso il popolo milanese, soggiogato da una potenza straniera, dentro la quale c'erano dei fiori delinquenti, naturalmente, nominato, eccetera, eccetera, tutte le persone che approfittavano del potere per conculcare le persone che erano sottoposte. Naturalmente quest'idea di Manzoni è straordinaria, non la pone solo ad oggetto dei Promessi Sposi, ma la pone anche ad oggetto di opere di poesia. Nella Pentecoste, per esempio, lui affronta il tema dello Spirito Santo che va su tutta la comunità dei credenti, quest'idea che tutti fanno parte di una comunità. Ma c'è soprattutto ci sono vari testi, per vedere marzo 1821, ma vediamo proprio forse una specie di manifesto di come la letteratura possa rappresentare la condizione del vinto della storia, della grande storia. È un tema che noi affrontiamo oggi, cosa diciamo spesso, no? Si fanno guerre anche oggi, non siamo un mondo in pace, ci sono dovunque focolai di guerra, eh? Noi stessi siamo presenti con il nostro esercito in Afghanistan, non è che in Iraq, pensate a tutte le zone dove la guerra è strisciante o dichiarata, in Africa, ci sono vari luoghi. E cosa diciamo noi sempre? Chi è che soffre soprattutto le pene della guerra, al di là dei guerrieri che combattono? Sono le donne, i bambini, i poveri civili. Questo è successo in tutte le guerre di tutti i tempi, è successo in modo terribile nella seconda guerra mondiale, no? Pensate ai bombardamenti, all'olocausto, pensate cos'è stata la bomba atomica in Giappone, pensate, cioè, gli eserciti sono stati quasi solo scalfiti, quelli che sono morti sono milioni di persone. Quando gli eserciti nazisti entravano in Russia o quando Dresda venne bombardata dagli alleati, sono morti soprattutto civili, non pensate, morti certo molti tra i militari, ma moltissimi tra i civili. Nelle bombe che venivano scagliate sulle città italiane morivano i civili, come nelle bombe scagliate sulle città tedesche, cioè, morivano quelli sono le vittime prime della guerra, sono i vinti per eccellenza. E allora Manzoni prende spunto nella Delchi, dei cori come usavano le antiche tragedie, e nella Delchi prende spunto per raccontare questa condizione. Siamo nel 700 d.C., prima che Carlo Magno venga incoronato imperatore, ambientato in un'epoca pienamente medievale. La storia di Adelchi. Ed è la storia di un re longobardo che viene sconfitto ad Adelchi appunto da Carlo Magno, grande Carlo Magno che fa un accordo col Papa, sorpassa le Alpi, e racconta bene questa cosa Manzoni nel suo testo, entra in Italia e sconfigge i longobardi, ma da conquistatore, anche lui. Chi c'è in mezzo tra questi contendenti? Il popolo degli ex dominatori longobardi che venivano dai paesi germanici e i nuovi invasori franchi guidati da Carlo Magno che sconfigge, no, i longobardi? C'erano gli italiani, c'erano il popolo italiano, o prima occupati e conculcati dai longobardi e poi da Carlo Magno. Comunque carne da macello. Come la descrive nel suo saggio sulla dominazione della Longobardia in Italia, Manzoni, che accompagna sempre le sue opere con opere storiche che le spiegano. Per esempio nei Promessi Sposi lui scrive un'opera che si chiama Storia della colonna infame per raccontare come dei poveracci furono accusati ingiustamente di diffondere la peste, mentre non era vero, la peste aveva altre origini, e venivano accusati di essere un topo, come si usava a dire, cioè di ungere le case con un morbo che poi propagava la peste, con ingiustizie gravissime, anche lì raccontando, mettendosi dalla parte degli ingiusti, degli ingiustamente perseguitati dalla giustizia. E in questa scena nona dell'atto terzo, il coro che Manzoni fa pronunciare al coro queste parole molto famose: dagli atri muscosi, dai fori cadenti, dai boschi, dall'arse fucine stridenti, dai solchi bagnati di servo sudor, un volgo disperso repente si desta, intende l'orecchio, solleva la testa, percosso da nuovo crescente rumore. Uscite dal linguaggio ottocentesco che vi pare un po' retorico, però guardate cosa dice. In tutto questo frastuono di guerre, di battaglie, di confronti, di lotte per il potere, c'è un volgo disperso. Volgo vuol dire una popolazione di basso livello, che lavora, che pensa solo a lavorare, piegata sui campi, col sudore, col loro sudore, che solleva.
cosa sta succedendo? Si alza dalla sua poltrona, cerca di capire cosa sta succedendo. Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti, qual raggio di sole da nuvoli folti traluce dei padri la fiera virtù. Nei guardi, nei volti confuso ed incerto, si mesce e discorda lo spregio sofferto, col misero orgoglio d'un tempo che fu. In questa gente oppressa, questi italiani, conculcati, distrutti, siamo in epoca risorgimentale con Manzoni, con Foschi eravamo pre-risorgimentale, qui siamo in pieno risorgimento, ci si aspetta un momento all'altro che l'Italia, grazie poi all'alleanza che è avverata tra francesi e Savoia, si riscaldi. Ma qui cosa, parlando di quell'epoca antica, cosa dice? C'è questa nazione che ha dentro di questo popolo che ha solo una lontana immagine della gloria che aveva avuto un tempo, traluce appena dal loro sguardo. Dice, s'aduna voglioso, si sperde tremante, per torti pensieri con passo vagante, fra teme e desire s'avanza e ristati, ad occhio in ira scorata e confusa, dei crudi signori la turba diffusa, che fugge nei brandi che sostano là. Cosa fa? Cosa può fare questo popolo di vinti e di oppressi? Questi italiani devastati prima dai Longobardi e poi dai francesi, dai franchi, e poi devastati dai promessi sposi dagli spagnoli, e adesso nell'Ottocento, quando via Manzoni, devastati dall'impero austro-ungarico, non può altro fare altro che guardarsi intorno e cercare di capire cosa sta succedendo e guardare scoraggiati e senza possibilità di riscatto dei crudi signori la turba diffusa. Guardate com'è bella questa immagine terribile, la turba diffusa, l'aggregazione diffusa, no? Dei signori, dei crudeli signori che comandano, non importa chi siano, sono franchi, poi l'Italia è fatta di una storia di schiavitù successive, sempre sottomessi a qualcuno, da tempi immemorabili. Quindi cambiano padrone, ma la loro condizione non muta. E tutto questo coro è una straordinaria immagine ai vinti che sono appunto straordinariamente protagonisti attraverso la pagina collettiva, attraverso la pagina di Manzoni, della loro storia. Quindi la storia si deve occupare, la poesia anche, e la letteratura, non solo dei signori, dei potenti, degli vincitori, ma anche di quelli che soccombono. E naturalmente Manzoni lo fa con un occhio all'Italia del suo tempo, perché sa che la condizione dell'Italia di quegli anni, dei primi del 1820, degli anni 20, dell'Ottocento, di cui scrive Radetzky, è la condizione che assomiglia molto a quella del passato, a quella di quelle popolazioni che l'Italia, dei dominatori che dominavano. E quindi Manzoni, a suo modo, è un uomo del Risorgimento perché invita a riflettere sull'Italia del suo tempo che è schiava, è colonizzata, diremmo con un termine più moderno. Noi pensiamo sempre alla Francia, no, che ha colonizzato stati africani, all'Inghilterra che ha colonizzato l'India, altri stati. Noi eravamo colonizzati da stati europei, in particolare dall'impero austro-ungarico che governava gran parte dell'Italia anche sotto specie di tanti signori, Borboni, eccetera. Bene, allora lui invita a riflettere e a dire: guardate che l'Italia non è solo un'entità politica fatta di battaglie tra nazioni che devono. Il riscatto dell'Italia avverrà se c'è un riscatto di queste popolazioni. Dirà in un'altra famosa ode, marzo 1821, un vulgo disperso che nome non ha. Vulgo non è una parola come noi intendiamo volgare, vuol dire una popolazione inerme dispersa, senza nessuna idea, che non ha neanche nome, non ha identità, proprio perché è colonizzata, non gli è riconosciuta né cittadinanza né identità. Quindi pensate, Manzoni com'è grandemente vicino a noi, com'è tutto nostro, com'è dentro i problemi che abbiamo noi oggi, quando parliamo delle terribili conseguenze delle guerre. Quando parliamo dei popoli che sono oppressi e conculcati da altri popoli, quando pensiamo alle devastazioni della guerra militare, quando pensiamo appunto ai bambini, alle donne che vengono richiamate più avanti in questo coro, che sono crudelmente, subiscono le conseguenze più crudeli della guerra. Perché noi, ricordate questo, noi siamo una generazione, compresa la mia, se voi siete molto giovani, ma è cominciato la mia, quando io sono nato nell'immediato dopoguerra, è chiaro che io non ho visto guerra in Italia, per fortuna in Europa, dopo il bagno di sangue tragico e terribile del Novecento, non abbiamo più conosciuto guerra nella nostra vecchia Europa, ne abbiamo conosciuto in Jugoslavia, qua vicino, molto recenti, quindi non è che, però nella nostra vecchia Europa non abbiamo conosciuto, siamo generazioni fortunate per certi versi.
Ma per secoli questa che descrive Manzoni era stata la condizione dell'Italia e dell'Europa. Guerre nelle quali, non, ripeto, non soccombevano solo i militari che le combattevano, che sarebbe già stata una cosa terribile da pensare, ma erano soprattutto sottoposti le popolazioni. E Manzoni lo sa bene. Le donne, i bambini non avevano valore, non avevano nessun valore, non avevano nessun valore. Il gesto di comando essenziale quando un esercito entrava in una città era depredare quella città, l'esercito vincitore, violentare le donne, uccidere possibilmente i bambini maschi, perché non crescessero i bambini maschi. Era un eccidio. Non crediate che le guerre sono sempre state così, ed erano così nel mondo anche antico, nel mondo greco-romano, nel mondo medievale, nel mondo rinascimentale. Lo stupro della donna che ci ha fatto così tanto impressione, voi siete già nati dopo in un certo senso, nella guerra recente in Jugoslavia, in Bosnia, no? Era la pace normale delle guerre combattute. La prima cosa era stuprare le donne, e se i bambini erano conquistati si uccidevano i bambini. Le guerre non sono mai state cose così leggere, come qualche volta certi film o certe realtà virtuali, certi giochi di guerra virtuali che si fanno, no? Sono veramente inquietanti. Non inquietanti perché così, perché rappresentano con realismo una cosa che succede davvero. Quando voi andate lì in una sala da giochi e sparate al vostro nemico, beh, è una cosa che succede, Non è che è solo un gioco. Da qualche parte nel mondo c'è qualcuno che ha mitra in mano, sta uccidendo, sta stuprando, sta uccidendo bambini. Non un serial killer di un film, no, che comincia lunedì, Following, su Fox, che vi consiglio forse di vedere, deve essere anche molto bello. Non è quello, ma è la guerra vera che fa paura. Non è il telefilm che può inquietare, non è il serial killer, che ce n'è uno, per fortuna ce n'è uno ogni tanto. Non credo che Novara abbia mai avuto un serial killer negli ultimi 100 anni. Che non sono quelli, ma Novara ha avuto i massacri delle guerre che Novara. Quindi, voglio dire, questo Manzoni ci parla di questo, di queste persone che non hanno nome, che sono le vittime della guerra, che ci sono sempre state e ci saranno sempre finché ci sarà un mondo dominato dalla guerra, dalla potenza, dalla sete di denaro, da queste esigenze. E di conseguenza chi ne va di mezzo? I più deboli. E Manzoni da chi parte si schiera? Dei più deboli. Ma lo fa con una coerenza assoluta rispetto alla sua fede religiosa, come ho detto prima. Non lo fa nel nome astratto di un pacifismo astratto. Non era un pacifista nel senso moderno, non lo era. Foscolo, che addirittura ha combattuto nell'esercito napoleonico per i suoi ideali libertari, ma non lo era neanche Manzoni. Manzoni era semmai un convinto, aveva una convinta, forte e coerente adesione al dettato evangelico più rigoroso, che imponeva di schierarsi con gli umili, con i poveri, con i diseredati, con gli ultimi del mondo. E questi li fa protagonisti poi addirittura di un romanzo. Ripeto, la cosa destava grande scalpore, perché nei romanzi del tempo i protagonisti o erano borghesi, o erano persone di un certo rilievo, signori, aristocratici, oppure erano persone, come nei romanzi di Richardson in Inghilterra, Pamela, eccetera, persone che partivano da una condizione umile, ma tipo Cenerentola, sposavano poi alla fine ricco e facevano un'ascesa sociale. Questo era. Molti romanzi del 700 e anche 800 sono così, diremmo noi, da happy end, Le versioni nei romanzi anche di genere, quelli che andavano tra le persone, il modello di Cenerentola è duro a morire. Quanti film sono stati ispirati a Cenerentola? Pensate solo al celeberrimo Pretty Woman, Cioè, la prostituta che incontra il ricco manager e poi quindi diventa essa stessa, fa un'ascesa sociale. Verdi, che conosceva Manzoni, vi consiglierei di praticare, se ce la fate, ogni tanto qualche opera lirica, magari qualche brano. Una delle cose più belle che sia mai stata scritta al mondo in musica, la Traviata, Giuseppe Verdi. Ma voi sentite Traviata, forse vi domanderete che cacchio vuol dire Traviata. Traviata vuol dire proprio così, Traviata perduta, donna perduta, cioè alias prostituta, alias, vogliamo usare il linguaggio di oggi, escort. Era, anzi, la parola più giusta sarebbe escort, perché era una escort di lusso, che era accettata nei salotti di Parigi, uscita dai bordelli e accettata nei salotti. Era una mantenuta, si usava dire un po' in quell'epoca, ma è equivalente a escort. La protagonista della Traviata di Verdi era una escort. Verdi, l'amico di Manzoni, vi dice che sintonia c'era di trattare di questi temi di umili, direi. E si innamora purtroppo di una persona ricca, non ricca, fluente. Ed è una tormentata storia d'amore che finisce tragicamente. Perché Verdi non ha questo senso dell'happy end. Ha letto molto Manzoni, era amico di Manzoni, e infatti la messa del Requiem per la morte di Manzoni la farà Verdi, la musicherà Giuseppe Verdi.
E guarda caso, nelle sue opere raramente c'è un happy end di Verdi, e nell'opera dedicata a una donna perduta, una donna che non ha riscatto del suo tempo, la sua fine non è affatto fortunata. Non sposa e poi fa un'ascesa sociale, esattamente come nei Manzoni, nel Come si sposi Renzo e Lucia. Alla fine Renzo e Lucia restano quello che sono, e Lucia nel tirare le conseguenze. Certo, il cugino di Don Rodrigo alla fine si trova, chiede scusa, partecipa al matrimonio, però in un banchetto a parte con i più nobili, non si mescola con i popolani che festeggiano le nozze di Figaro, ovviamente, perché Mozart aveva affrontato nel Don Giovanni questo tema, no? Don Giovanni che si insinua nelle nozze popolane per sedurre la protagonista. Bene. In questa storia dei Come si sposi, loro sì, c'è un piccolo happy end, si sposano, dopo tanto tempo e dopo tante ingiustizie riescono a ritrovarsi e la provvidenza divina li aiuta a sposarsi, punto. Non c'è nessun riscatto sociale, restano come erano, e Lucia nel tirare le fila del senso, del sugo della loro storia, come dice Manzoni, usa parole abbastanza drammatiche, perché dice: ci è andato tutto bene, lo dico in soldoni, ma poteva andare in un altro modo, e allude al fatto che potrebbe andare in un altro modo. Loro se la sono cavata, ma altri potrebbero non cavarsela, tanti altri non se la sono cavata in quel mondo di barbarie, di repressioni, di abomini che era la Lombardia del Seicento, come la descrive Manzoni. Quindi ecco che Manzoni non ci dà una conclusione pacificata. Certo, siamo tranquilli e ci rasseremiamo perché i due, dopo tante traversie, si trovano e si sposano, e il cattivo della situazione, Don Rodrigo, viene sconfitto, muore di peste, però il mondo intorno non è cambiato, e quindi a loro è andata bene, ma ad altri può andare male, e la stessa Lucia ammette che poteva andare in un altro modo, e quindi non c'è una consolazione finale, a differenza di tanti altri romanzi dell'Ottocento, di autori noti e meno noti, dove comunque c'era un riscatto sociale. Non in tutti, ma c'era. Quindi Manzoni, autore di un romanzo straordinario, che a sua volta influenzerà poi la narrativa europea, no? Nel senso che pensate poi a Folco Sarpi, l'Ottocento, Anna Karenina, eccetera, e la grande storia della visione drammatica di chi affronta certi passaggi, e naturalmente questo è il senso di una intellettuale che dobbiamo togliere dalla polvere in cui spesso ci è stato consegnato, per sentirlo accanto a noi, che ci pone queste questioni che sono di straordinaria qualità. Ecco, qui ancora una volta troviamo un grande scrittore italiano, forse il più grande romanziere italiano, che ci racconta di vinti. E però l'altra, e qui poi concludo il mio discorso, che non, poi sento le vostre, avete domande, ho chiesto chiarimenti e anche diversità di opinioni, non è certo quel problema. Nella percezione di vinto, Manzoni, che è anche stato un sottile psicologo, perché ripeto ha avuto problemi complessi, la sua è una personalità tormentata anche sul piano personale, la sua vicenda individuale tragica, ha perso i figli, insomma ha avuto una vicenda complicata, insomma è drammatica la sua vita, oltre ad essere lui un personaggio drammatico dal punto di vista esistenziale. Cosa scrive? Scrive anche i vinti delle convenzioni sociali tra i ceti elevati, e il personaggio più straordinario da questo punto di vista è la monaca di Monza, alias Gertrude. Io consiglierei tutti proprio di che l'abbiate o no nel programma, come si usa dire, no? Come dicono i miei studenti all'università, ma questo non è nel programma d'esame, dico viva Dio, se leggete 10 pagine di più non vi condanneremo certo all'esame se fate 10 pagine di più. La storia della cosiddetta monaca di Monza è forse la pagina più straordinaria delle letterature dell'Ottocento per raccontare di una donna adolescente che l'abbia scritto un uomo. Certo, ispirandosi probabilmente alle storie delle sue figlie, alle donne che vedeva intorno a sé, e che abbia saputo raccontare la repressione di un padre nei confronti di una figlia e di una convenzione sociale nei confronti di una figlia così abile come l'ha fatto Manzoni, è difficile trovare. Il turbamento dell'adolescenza conculcato, represso e distrutto da un padre tirannico, dalle convenzioni sociali che volevano che lei diventasse badessa di un monastero. Quindi anche nelle grandi famiglie, la Gertrude era figlia di una delle famiglie più importanti di Milano, della grande aristocrazia milanese, però era costretta, lei stessa è stata una vinta, che è stata costretta a subire fino in fondo la tirannia, in questo caso del padre e dell'entourage che intorno a lui cospirava tutto, religioso, politico, sociale, perché lei diventasse badessa di quel convento.
non che si sposasse, che si innamorasse, che facesse la sua vita libera scelta, ma conculcata a fare una scelta diversa. Quindi attenzione che l'accezione di vinti, Manzoni, contempla anche persone non necessariamente solo di ceto umile, ma anche quelli che in altri ceti devono subire repressioni e finisce che pagano caramente, a prezzo carissimo, questa condizione. Quindi Come si sposi un romanzo di vinti di tutti i ceti sociali, dei vari ceti sociali. L'innominato, che era potente, il più potente dei malfattori, no? Il capo mafia, il capo mandamento della Lombardia del tempo, che era la più mafiosa della regione italiana, che era governata da spagnoli che tolleravano che dei capetti locali governassero, facessero quelli che volevano nel nome di una presunta autonomia. Nessuno osava toccare questo signore. Quando Lucia arriva lì, tremebonda, lui è il signore incontrastato, ma in crisi profonda, non sa più che senso ha la sua vita. Quando deve ricordarsi nella notte famosa, cosiddetta innominato, il senso sua vita trova solo nel sangue e nell'uccisione, non capisce più chi è e vorrebbe quasi uccidersi perché la sua vita non ha più nessun senso. Prima di essere convertito, trova insensata la sua vita, prima come se Manzoni è così bravo da descriverci una persona vinta dalla sua stessa psiche, dalle sue mani che grondano sangue, prima di convertirsi, prima di incontrare Cardinale Borromeo. Quando nel silenzio della notte, sentendo l'inutilità assoluta della sua vita fatta solo di omicidi e di uccisioni, non sa più a che santo votarsi, diremo, se non la percezione di la faccio finita. E due o tre volte dice Manzoni, una pagina degna di Shakespeare, e Shakespeare è l'autore preferito da Manzoni, lui sta quasi per uccidersi. E quello è un vinto, anche questo, vinto da se stesso, dalle potenze, dalle pulsioni del potere, e a un certo punto che però alla redenzione non valgono più niente. Quando deve guardare all'interno la sua vita gli sembra che non valga più niente. Quindi attenzione, Manzoni è abilissimo, ci descrive un romanzo di vinti che sono i poveri, gli oppressi, quelli di condizioni più umili, di farli addirittura protagonisti del suo romanzo come le ha fatti protagonisti delle sue poesie, ma ci parla anche dei vinti, anche di strati elevati, che sono vinti dalle convenzioni sociali, dalle ipocrisie, dalle repressioni che avvengono nelle famiglie. Quindi ci racconta di tormenti interiori che nascono a ogni livello, di una condizione esistenziale che non può essere ricondotta solo a poche schematicità. Questa è la grande virtù di scrittore, vedete? Questa è la grande potenza della scrittura a un certo livello, che ci porta vicino a situazioni che sono parte della nostra vita, ci fa ripercepire delle cose che noi nella banalità del linguaggio quotidiano facciamo fatica a percepire e invece fanno parte consustanziale della nostra esistenza. Allora avete visto che Foscolo e Manzoni non sono due icone, no, due da cui dedichiamo una scuola, una piazza, oppure dei monumenti della nostra letteratura, come spesso un po' si esagera nel definire i grandi, no, di tutte le letterature. No, sono stati giovani in carne ed ossa, con le loro passioni, con le loro idee, e hanno descritto con passione, guarda caso, accanto a grandi imprese, però le condizioni di quelli nell'Italia di quel tempo e nell'Italia del passato che più di tutti hanno subito. Il tema dei vinti, che non è una questione che riguarda solo Verdi e Malavoglia, ma riguarda questi grandi autori del romanticismo e che riguarda per altri aspetti e per altre considerazioni anche Leopardi, ma qui il discorso diventerebbe troppo ampio. Allora, la grande stagione del romanticismo italiano è stata una stagione che ha consentito non solo la scrittura di grandi opere letterarie, ma anche la capacità di autori di far ripercepire agli italiani di quel tempo e agli italiani di tante altre generazioni successive cos'è stata la condizione di tante persone degne di andare da protagoniste sulla pagina letteraria. E naturalmente però per fare questa operazione, ripeto, ci vuole la grande abilità della scrittura, la partitura della scrittura, così come oggi diremmo ci vuole un grande regista. Non tutti i registi sarebbero capaci di scrivere queste cose. No, cioè ci vuole la tecnica narrativa, come ci vuole la tecnica del regista cinematografico. Ci sono delle tecniche imprescindibili e ci sono delle vocazioni anche, naturalmente. Non tutti quelli che sono strumenti sono grandi musicisti. Però la scrittura, vedete ancora che forza d'urto ha. Questa è la forza, diceva Italo Calvino, dei grandi classici, che sono come un rumore di fondo, una cosa che resta nel tempo, che ci parla a distanza e che ogni tanto, andando a rileggere, ci fanno ricapire delle cose che sono molto vicine a noi. Del resto il nostro discorso siamo partiti da Romero, nel tempo dei tempi e all'origine della letteratura occidentale, cose che sono a fianco a noi ancora oggi. E quindi forse in questa società che bada molto alle apparenze, che insomma ci invita a guardare solo a certe dimensioni, che ci fa
navigare come sulla superficie, no? E non mai andare a fondo come... Ogni tanto la lettura di un testo non prendetela solo come un obbligo scolastico, formativo, no? Che bisogna assolvere, oppure come una cosa che bisogna fare perché, insomma, oppure perché c'è qualche cosa che l'insegnante è molto bravo e vi ha stimolato e lo leggendo interesse. Prendetelo, andateci a fondo, seguite quello che l'insegnante vi dà come indicazione per trovare dentro qualcosa che parlerà a voi stessi oggi, non di epoche che non si sono mai, di cose che oramai non ci riguardano più. Dietro quel titolo così inattuale, I Promessi Sposi, io capisco che un ragazzo oggi quando sente quel titolo, I Promessi Sposi, non c'è neanche scritto i fidanzati, quindi I Promessi Sposi, però dietro quell'accezione c'è tutto un mondo che appunto dovete scoprire, un mondo che è fatto di tante pluralità di genti, di voci, di persone, di volti, e con spesso dei finali del tutto imprevedibili come quello dei Promessi Sposi. Grazie.